Bene, ora chiamo sul palco e do il benvenuto a Roberto Butti. Roberto oggi ci parla di Octane, giusto? Yes. In varie salse, argomento molto caro. Octane, caldo. octane penso, non lo so, lo vedo scritto. <ride> Infatti. Bene. Allora, ricordo a tutti no. quanti di votare il sì, talk quasi. precedente, successivo, votateli tutti, insomma, date feedback che sono sempre molto ben accetti e utili. All'ingresso trovate anche il banco gadget che si è appena rifornito eh, di magliette in quantità, in quantità industriali, quindi vi sì. invito a dare un'occhiata dopo durante la pausa. Intanto ti lascio il palco e la voce. Certo, grazie. grazie. Ciao a tutti. Mi presento, sono Roberto Butti, sono DevRel presso Storyblock. Storyblock è un'azienda che ha creato un headless CMS per chi sviluppa applicazioni web, sa che cos'è un CMS, un CMS e sa anche che ultimamente il mondo dei CMS sta andando verso un sistema più headless, ovvero esposizione di API, esposizione del contenuto. Eh, in formato grezzo per poter essere utilizzato su diversi dispositivi dal browser televisioni digital signal tool eh, e mobile application um, mi, occupo, mi occupo mi piace anche prendermi cura di alcuni progetti open source sono veramente piccolissimi però per me è un banco di prova di esperimenti di anche è un mezzo per conoscere, per conoscere molte persone, molti sviluppatori da, da tutto il mondo. Eh, consiglio sicuramente avrete fatto, però, di partecipare a iniziative come per esempio l'Hacto bear Fest, come quello che c'è stato ad ottobre, perché veramente si, si crea molto, molto gruppo anche se magari si collabora con eh, sviluppatori eh, da, da remoto. Ehm, poi c'è anche il mio Twitter, se volete seguirmi su Twitter, perché um, ho appena finito di scrivere un libro sulla Ravel Octane, non è ancora stato pubblicato, eh, appena verrà pubblicato, stampato e pubblicato um, da Pact, um, vi aggiornerò su, su Twitter una parola sull'azienda sull per, per cui lavoro perché ho visto che mi sta pagando la giornata ehm, eh, e, e soprattutto perché ci credo non tanto cioè, il prodotto è ottimo ma ehm, ho trovato un'azienda un team delle persone con cui è bellissimo lavorare eh, anche quando si fanno errori non ci si sente col dito puntato contro ehm, è bello bello lavorare insieme capire perché degli errori eccetera eccetera quindi se eh, volete eh, potete mandarci il, il curriculum, oppure se vi piace creare contenuti potete eh, diventare ambassador, eh, contenuti ambito web, scrivere articoli, fare, fare video, oppure se volete provare la piattaforma potete, potete eh, provarla e a questo link ci sono tre mesi di prova. A parte questo, adesso andiamo sul, sul pezzo. Eh, oggi parliamo di performance. Non tanto come misurare le performance, perché ieri parlavo con qualcuno di voi e eh, si pensava che Octane fosse uno strumento per misurare le performance. In realtà è uno strumento per migliorare le, le performance. Vedremo perché le performance sono importanti, come eh, rendere l'app, eh, l'applicazione Laravel eh, più veloce e che cosa serve a livello di tool per ridurre i tempi di, eh, di risposta. Parliamo principalmente di applicazioni web. Parlando di applicazioni web parliamo della, della request. La, la request è, vabbè tutti sappiamo cos'è, ma giusto per settarci un attimino sulla, sulla terminologia, durante l'esecuzione di una request vengono coinvolti diversi elementi, ciascuno dei quali ha un compito ben preciso e, e una soprattutto una responsabilità ben precisa. Per svolgere ciascuno di questi elementi per svolgere il proprio compito, ovviamente consuma delle risorse. Può essere la CPU, può essere um, la memoria, però, tutto questo si traduce in tempo utilizzato da ogni singolo, da ogni singolo elemento. Um, L'esempio che faccio sempre è come no, se avessi uno zaino in questo momento e avessi nello zaino diversi elementi eh, e volessi andare in reception, il fatto che un elemento pesa un chilo oppure un chilo e due cambia poco, perché il tragitto lo devo fare una volta, il tragitto è breve, quindi molto probabilmente non mi accorgo neanche della differenza di peso de, di un elemento che pesa un chilo o un chilo e due. Però se questo tragitto lo devo fare n volte, per esempio tutto il giorno, avanti e indietro dalla reception con questo zaino, molto probabilmente eh, il peso inizio, inizio a sentirlo. Ora è chiaro che questo esempio arriva dal mondo fisico, quindi diciamo col digitale c'entra poco, però concettualmente secondo me è la stessa cosa, perché quando voi andate a scrivere un'applicazione eh, sul vostro computer locale e la vostra eh, request ha tempi di risposta eh, di un certo tipo e volete apportare una miglioria e quella miglioria magari si traduce in qualche millisecondo, voi potreste dirmi vabbè ma dai qualche millisecondo. Parliamo anche dei centesimi di secondo, potrebbe essere un influente, potrebbe essere un influente in quel tipo di contesto. La state utilizzando sul vostro computer. Quando voi portate questo tipo di applicazione ovviamente in produzione, dove in produzione potreste avere un traffico completamente diverso, è chiaro che qua si parla di un, di un fattore moltiplicativo. Perché la vostra request, alla quale magari avete apportato una miglioria di qualche millisecondo, il fattore moltiplicativo dato dal traffico che potreste trovare su, sull'ambiente di produzione, beh, quello potrebbe fare la differenza. E non parlo solo di, eh, in termini di tempo. Okay? Perché? Perché se hai un sistema che impiega più tempo a rispondere alle request, molto probabilmente poi queste request si accatastano e quindi il tuo eh, sistema diventa, diventa sofferente. Quindi è per quello che secondo me bisogna prendersi cura anche dei millisecondi o dei centesimi di millisecondi. Il ciclo di vita qua, semplificato di un HTTP request può essere abbastanza complesso perché, come dicevamo, attraversa diversi elementi. Eh, parte dal browser, attraversa la rete, nella rete trova diversi dispositivi come proxy, eccetera, eccetera, arriva finalmente al web server, quindi al demone HTTP che accoglie le richieste HTTP. Poi, questo cosa fa? Se è una risorsa che è in grado di eh, erogare come un file asset statico, lo, er lo eroga direttamente lui. Se non, lo, se non è in grado di erogarlo, perché? Perché per esempio per erogare quel tipo di risorsa serve l'esecuzione di un motore di script come per esempio il PHP, molto probabilmente lo delega a qualcun altro. No? È quello che succede nella classica uh, configurazione Nginx uh, e PHP che demanda l'esecuzione uh, al, al PHP. Poi una volta che arriva diciamo, nel mondo PHP, a questo punto si può istanziare la, la, il framework Laravel. Poi di conseguenza ecco qua che arriva la nostra eh, applicazione finalmente che esegue la sua logica e poi questa applicazione che noi stiamo scrivendo magari si deve interfacciare con alcuni servizi esterni. È vero anche che i servizi esterni molto probabilmente non hanno un peso sulla nostra architettura perché è un servizio esterno. Tuttavia ha un impatto sulla parte, diciamo così, di, di latenza. Perché? Perché magari la mia applicazione deve comunicare con un API e rimane appesa fin tanto che questa API, anche se esterna, gli risponde. Quindi ogni, ognuno di questi elementi, questa visione un po' semplificata, se vogliamo, però è per dire che ci sono diversi elementi che eh, a loro modo introducono potenzialmente dei, dei tempi di latenza. Ovviamente se noi volessimo ottimizzare questo tipo... Ehm, diciamo, volessimo migliorare in generale la nostra applicazione, possiamo intervenire su N di questi elementi. Oggi ci focalizzeremo sulla parte, diciamo, dal servizio HTTP fino all'applicazione, fino alle applicazioni di quindi diciamo i pallini in mezzo. Prima di parlare eh, effettivamente del, dello strumento, vorrei ancora sottolineare un fatto che secondo Secondo me per uno sviluppatore puro PHP potrebbe far fatica a, a comprendere perché semplicemente non è abituato a interfacciarsi o a utilizzare strumenti di questo tipo. In un ambiente web server classico noi siamo abituati, anche qui la semplifico ma per far passare il messaggio, eh, noi siamo abituati che a fronte di una request tutto il framework viene istanziato ad ogni request e poi dopo ci possiamo dimenticare perché il, il framework viene distrutto. Quindi ci possiamo anche permettere di lasciare un po' di sporcizia, dove con sporcizia intendo anche se non inizializziamo correttamente o inizializziamo correttamente le, le variabili, mh, poco cambia. Tanto comunque, ogni request è indipendente, giusto? Quindi um, Però questa cosa qui ovviamente ha un impatto sulle performance perché ad ogni, ad ogni request significa che andiamo a eseguire tutto il bootstrap, diciamo così, del, del, del framework. Le application server, ehm, che sono se avete lavorato su altri sistemi Java o, o similari, Molto probabilmente siete abituati a un sistema di application server che è molto più complesso che un web server, perché di fatto l'application server ha, lasciatemi dire, un web server suo interno per esaudire le richieste HTTP, però fa anche altre cose, come per esempio quello di fare lo startup di se stesso e poi di creare n worker. Anche qui la semplifico, poi dopo vediamo il codice alla mano, eh, andiamo nel dettaglio, però giusto per, per capire... Tutti questi worker si prendono carico del caricamento, nel nostro caso, di Laravel, quindi del, del framework. Significa che eh, alla prima request ehm, già ci troviamo delle stanze, degli oggetti eh, potenziali di, di Laravel. Quindi non, non è più vero che l'Aravel viene reinizializzato, reistanziato ad ogni request, vengono riutilizzati gli oggetti. Questa cosa qua è importante, la vedremo anche nel dettaglio, eh, perché ovviamente ha un impatto forte sulle performance. Chiaro che l'esempio che si fa solitamente qua è che comunque... Il worker è come se tu entrassi in una stanza che è condivisa poi da altre persone, quando esci devi pulire, devi fare pulizia, no? in modo tale che chi entra dopo di voi troverà pulito e, e lo capiremo um, per quando, quando parleremo di, di, di variabili. Quindi diciamo così, non è tutta magia, bisogna anche operare in un certo modo, bisogna anche scrivere il codice in un certo modo, quantomeno tenere a mente che eh, alcune eh, istanze di oggetti potrebbero essere riutilizzati da qualche altra request. Quindi, fin adesso abbiamo parlato di application server, quindi troveremo sul mercato mh, diciamo del, de dei tool che si chiamano application server eh, utilizzati dall'Laravel Octane, perché di fatto la Laravel Octane non fa nient'altro che interfacciarsi con questi application server fare il boot di questi application server, gestire i worker e basta. Quindi è come se fosse un layer di gestione di questi application server. Esistono due application server in particolare che si integrano con Laravel Octane, Swole e Roadrunner. Sul mercato ne troverete altri di application server, chiaro, eh, però quelli che supportati dalla Laravel Octane sono questi due. Poi parleremo di Swole versus OpenSwole. Eh, giusto per... Sì, giusto per ehm, parlare della differenza tra Roadrunner e, e, e SWOL in generale, perché appena installerete l'ARAVEL Octane vi troverete di fronte al prendere questa decisione, ma utilizzo Roadrunner o utilizzo eh, SWOL? Roadrunner è un'applicazione in Go. Che cosa significa? Che voi avete un eseguibile senza che non ha dipendenze. Terze, quindi vi scaricate l'eseguibile, dovete sistemare il, um, i permessi ed è up and running. Tra parentesi, l'Aravel Octane nel momento dell'installazione vedremo eh, se andate a optare per Roadrunner e non l'avete installato, se lo scarica, fixa i permessi e poi lo manda in esecuzione. Roadrunner, per quanto riguarda nel contesto Laravel, eh, fa Praticamente il caricamento ottimizzato e la gestione dei worker che dicevamo prima. Non fa alcuni, alcune diciamo, funzionalità speciali esposte da, da SWAL. Quindi, se voi optate per l'utilizzo di SWAL. Zool ha un'installazione un po' più complicata perché non è un, un eseguibile che vi scaricate, è un modulo PHP, non è un pacchetto PHP, packagist vendor eccetera eccetera, è proprio un modulo che dovete compilare. Questo significa che c'è una difficoltà di installazione. E, mh, se utilizzate magari qualche distribuzione di Linux seria... Potrebbe essere che eh, vi trovate il pacchetto Swole per PHP della versione che state utilizzando quindi e questo vi potrebbe semplificare la vita oppure se utilizzate Laravel Sale che è, diciamo lasciate semplificare è la versione eh, diciamo Docker per, per Laravel in quanto shipano, eh, vi forniscono delle immagini già fatte ehm, eh, con, con tutto l'ambiente PHP a ah, que quell'immagine lì contiene già Swole quindi. Se, usate, se utilizzate SAIL viene semplificata l'installazione di SWOL. Comunque una volta installato SWOL eh, avete il caricamento ottimizzato, gestione dei worker ehm, e avete delle funzionalità in più che poi vedremo nel dettaglio, però giusto per citarle l'esecuzione dei task concorrenti, anche questa cosa qua per me è nuova per, un, per uno sviluppatore classico PHP, eseguire dei task in maniera concorrente, eh, out of the box, cioè senza dover fare dei giri strani, l'esecuzione con cadenza di alcune funzioni, eh, la gestione della cache e mh, la gestione delle tabelle altamente ottimizzate per quanto riguarda le performance. Quindi, diciamo così, il mio percorso personale è stato quello di provare in primis Roadrunner perché l'installazione era, era molto più semplice e poi... Uh, Sono passato su SWAL per poter sfruttare queste altre, queste altre funzionalità. Questo non vuol dire che Roadrunner sotto non abbia la funzionalità di essere in grado di eseguire task concorrenti, stiamo dicendo che la Ravel Octane non espone quel tipo di funzionalità, quindi non la potete utilizzare se utilizzate solo eh, la Ravel Octane. Vorrei citare la differenza tra SWOL e OpenSWOL perché quando vi interfaccerete con SWOL, pure il nostro amico Taylor, il grandissimo creatore di, di Laravel, eh, le prime volte che stava eh, sviluppando su, su Laravel Octane aveva fatto un tweet che non capiva la differenza tra SWOL e OpenSWOL perché effettivamente è un po' caotica la cosa. Allora, diciamo così, dal nostro punto di vista, eh, sono la stessa cosa nel senso che per le funzionalità che interessano Laravel Octane, utilizzare SWOL e OpenSWOL. È uguale, ok. Um, Open Swall è uh, nato da un fork di Swall per diciamo un litigio tra due persone eh, di rilievo all'interno della comunità di Swall perché è su questioni di sicurezza. In realtà, questo, secondo me, è il, ehm, la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Però, di fatto ad oggi sappiamo che esiste la versione di Open Swall, um, potete scegliere al momento dell'installazione. Uh, sì, dell'installazione di, uh, di, di SWOL, se installare il pacchetto OpenSWOL oppure installare il pacchetto uh, OpenSWOL oppure, oppure, oppure SWOL. Personalmente io vado su OpenSwall, ma semplicemente perché la prima volta che ho installato in generale SWOL ho, ho avuto meno difficoltà nella compilazione del modulo per OpenSwall, quindi ho iniziato a utilizzare OpenSwall, ho iniziato a leggere la documentazione di OpenSwall, sono entrato nella community di OpenSwall e quindi lì un po' mi sono affezionato e quindi sono rimasto. Non ho motivazioni tecniche per dire è meglio l'uno o l'altro. Um, bene. Tutto questo cinema eh, teorico, adesso vediamo un attimino eh, qualche cosina eh, un po' più eh, di concreto. Ho rilasciato i sorgenti. Io vi lascio il link, non, non è necessario che li scarichiate adesso, però se volete farlo. Eh, sul sul repo Git eh, trovate questa applicazione, eh, applicazione. Ho di fatto implementato alcune rotte con piccolissime funzioni, però utili per poter iniziare a sperimentare alcune caratteristiche di. di, di di Laravel Octane. E ripeto, io qui sto utilizzando OpenSWALL, quindi avrò accesso alle funzionalità aggiuntive di, di Swall. Per installare SWALL, come dicevamo, eh, PECL install OpenSWALL. Chi, chi è vecchio come me, molto probabilmente PECL è qualcosa che conosce molto bene, perché eh, eh, ai tempi eh, i pacchetti si installano così. Di fatto sono dei moduli in C che di fatto estendono le funzionalità del, del, del PHP. E qui potete installare OpenSwall o Swall. Poi qui ho vi lasciato due, due, due accorgimenti per verificare se l'installazione è corretta. Tramite PHP-M vi troverete il, il pacchetto Swall ed eventualmente nel file PHP provate a buttare un occhio se, se l'estensione c'è o quantomeno è documentata. Quindi ovviamente qui è OpenSwall, se avete Swall non sarà openswall.seo ma sarà Swall.seo. Bene, ehm, una volta installato Swall, qua switchiamo un attimo, allora ditemi se riuscite a seguire, adesso io aprirò il codice, il mio VS Code, cerco di allargarlo, dovreste vederlo, giusto, corretto, sì, ok. Ehm, facciamo così. Ehm, ok, se avete installato uh, Swall ed è un modulo, Uh, potete iniziare a utilizzarlo tranquillamente. Qui siamo fuori dal contesto di Laravel, ok? È solo un esperimento per vedere se la mia installazione di OpenSWALL è andata a buon fine, okay? Quindi posso istanziare tranquillamente il mio oggetto senza fare il require, giusto? Perché non è un, un pacchetto PHP, ma è un modulo PHP. Quindi posso iniziare a utilizzarlo co uh, correttamente, poi posso iniziare a settare alcune cose interessanti. Qua per me è utile per citare il numero di worker, posso decidere quanti worker avviare, worker sono quelli, oggetti stanziati dall'application server pronti a servire le nostre request. Request, se ci ricordiamo, e poi posso anche andare a definire il dispatch mode, ovvero l'algoritmo col quale eh, l'application server eh, distribuisce le request ai vari worker. Eh, tipicamente il default è 3, eh, il numero 3, che significa cerca di attribuire stesso, eh, lo stesso worker allo stesso client. ok? Eh, qua ho messo 1 semplicemente perché adesso, per far girare l'esempio, mi viene più comodo utilizzare, non utilizzare il. Round, round robin ok ehm, quindi avete la facoltà anche di andare a intervenire su queste cose e la documentazione OpenSwall è molto dettagliata vi aiuta anche a configurare bene le cose e poi prima di vedere questa parte di codice salto un attimo qui in fondo perché è una roba nuova per sviluppatori php noi qui facciamo server start e il, il, questo comando questa chiamata rimane tra virgolette appesa perché di fatto sotto implementa il, la logica di event loop, che eh, è qualcosa che i nostri amici di Node.js sono abituati. Okay? Questo cosa significa? Che di fatto sotto lì c'è un ciclo che quando succedono cose lanciano eventi, la sto semplificando. Eh. Ehm, e quello che possiamo fare noi dal punto di vista del codice è semplicemente metterci in ascolto di questi eventi. Ovviamente gli eventi sono codificati. Ah, Ovviamente questa riga qua, after, non verrà mai eseguita. No? Ehm, possiamo metterci in ascolto degli eventi. Ok, quindi per esempio possiamo implementare il metodo: scusatemi: l'evento start dove Swall eh, parte e poi. Quando viene, vengono istanziati i worker noi qui stampiamo worker start e poi ovviamente a un certo punto arriverà qualche request da, da, da qualche client e quindi qua andiamo a costruire la nostra response. Semplicissimo ma giusto per far capire un attimino come, come funziona sotto, sotto le quinte e se proviamo a vedere io eh, eseguirei questo in modo tale che vediamo che Qua sto stampando i nostri eco dei worker che vengono uh, istanziati e poi il nostro uh, amico SWOL che, che, che parte e dice ok io sono partito e mi metto in ascolto di questa, di questa host e di questa porta. Se noi, okay. se noi apriamo uh, un attimino il nostro browser vediamo che se facciamo refresh, forse un po' in piccolo, però credetemi, eh, cambia il numerino. Il numerino è il worker id che sto stampando e grazie alla uh, round robin io qui vedo sempre un numero uh, diverso, un numero diverso tra gli, gli n uh, worker che, che ho istanziato. Bene, um, se vogliamo fare anche qualcosa di più possiamo per esempio, allora lo so che uh, in teoria non è abbastanza grande il font, lo volete più grande? Va bene? Ok. Um, in questo momento qui adesso vado a testare un attimino uh, come mi risponde andando a simulare un po' di traffico per per 10 secondi. Ok, è chiaro, è un hello world, quindi non prendiamolo come no, test assoluto, è vero. Però questo mi fa capire quanto, diciamo, il sistema riesce a stare dietro alle, alle richieste. E qui abbiamo eh, che è in grado di servire 105.000 eh, richieste al secondo. Quindi, diciamo così, prendiamo per vera questa cosa qua, quindi prendiamo per vera che cosa? Che le performance sono uh, interessanti, allora che cos'è che facciamo? Uh, beh, quello che facciamo è andiamo a utilizzare OpenSwall all'interno di Octane. Um, ovviamente, come facciamo? non saprei farlo nel senso che dobbiamo incastrare le dinamiche di Laravel all'interno di quegli eventi che abbiamo visto eh, prima qui interviene Octane Octane è di fatto quel bridge che mi permette di utilizzare Laravel e sfruttare le funzionalità di diswall sotto le quinte lo potete installare a questo punto sì che è un pacchetto la, require Laravel Octane e dopo il quale uh, eseguire Octane install Octane install eh, va a generare il config eh, Octane.php con tutta la sua configurazione Diciamo che quello rilevante è quello uh, governato dalla Env Octane Server Swall, dove vado a indicare um, uh, il, il servizio che voglio, che voglio utilizzare tra SWAL e, uh, e uh, Roadrunner. Um, il parametro SWAL va bene anche se voi avete Open SWOL, ok? Quindi se avete installato Open SWOL, questa questo tipo di configurazione vi caricherà uh, Open, open SWAL. Um, Ok, quindi per testare diversi comportamenti possiamo avviare il servizio. Uh, apriamo il codice. Ok, facciamo partire un attimino il nostro, il nostro servizio uh, Artisan Server, quindi questo è il web server classico, qua non stiamo coinvolgendo ancora uh, l'Aravel Octane. Ok, e qui abbiamo, vediamo sotto, apriamoci il nostro Developer Tools, eh, vediamo che ehm, abbiamo dei tempi di risposta 34 millisecondi circa. Ok, se dovessi far partire eh, il nostro amico Octane, togliamo anche questi parametri, abbiamo dei benefici. Lo dico già prima di vedere i risultati, così troppo brillante. Eh, ovviamente, non alla prima, alla prima esecuzione, perché deve far partire cose, però già dalla seconda, come vedete, i tempi vengono abbattuti a 7 millisecondi. Ok? Al di là del numero, okay, concettualmente, avrete capito che nel momento in cui ho degli oggetti stanziati in pancia, eh, ho, ho dei benefici. Um, andiamo sul codice, velocemente, perché. Mi sto dilungando troppo, però eh, per me è interessante ehm, farvi vedere questa cosa qui. Um, se è vero che mi tengo le cose in pancia, significa che se io dovessi avere un attributo statico, ok, chiaro che non si scriverà mai un codice fatto così, però per farvi capire: un attributo statico, questa lista è un array, è statica all'interno di un controller, ok? E vado a fare add item, ok, e vado a. Generare un numero intero e lo appendo al, all'array, che cosa succede? In un ambiente eh, normalissimo, web server, ho che, quel, che questo eh, array sarà sempre lungo 1, okay? perché tanto comunque ogni volta viene inizializzato. Vediamo cosa succede in ambito, in ambito um, Octane: qua ho eseguito Octane, okay? quindi la prima volta è lungo 1 e poi l'append. Questa cosa qua significa che in qualche modo quell'oggetto statico è persistente tra le varie request. Questa è una cosa, se avete capito, se mi avete seguito, che è sconvolgente dal punto di vista dello sviluppo del PHP. Perché ve lo faccio vedere così, eh, così eh, capiamo meglio. Se io eseguo il mio PHP Artisan Server, quindi il web server, e vado qui e faccio refresh, come vedete, questo array qua è sempre lungo 1. Okay. Quindi, c'è qualcosa eh, che viene riutilizzato. Quindi eh, il mio messaggio è qui: eh, occhio al, a come create le variabili, ed eventualmente, eh, se le create in questo modo, pensate anche al, alle classi singleton, agli oggetti singleton. Okay, utilizzate il costruttore. Se, se io vado a decommentare questo, eh, ho lo stesso effetto del web server, cioè non, non mi viene appeso perché ogni volta viene la, la, mh, viene chiamato il costruttore. Eh, andiamo avanti. Perché, ah no, scusate, stavo cliccando su... Ok, uh, un'altra cosa interessante è vedere come vengono gestiti i service uh, provider. Ok, qui nel service provider, uh, che cos'è che, che ho fatto? Andiamo a prenderlo. Uh, ok, ho creato un, un service provider in cui vado a loggare cose. Ok, um, se siamo in un ambiente eh, classico quindi qui siamo in un ambiente classico. Sì, ok, se vado sui log, fatemi fare un refresh. Ok, ad ogni request, vado su qui, prendo la home page ad ogni request, sto facendo dei refresh ad ogni request come vedete vengono, viene chiamato il mio uh, application uh, scusate il mio service provider viene chiamato il metodo register e il metodo boot bene ok adesso cambio metto uh, faccio partire octane vado sui log senza aver fatto nessun refresh e vedo che ci sono un macello, dove macello, adesso lo andiamo a motivare, eh, di register e boot. Okay. Se guardate, sono, sono il numero di worker che sono stati eh, istanziati. Quindi, ancora prima, eh, la differenza notevole è che ancora prima di, di fare una request, il mio service provider è stato in qualche modo registrato e buttato. Non buttato, bu fatto il boot. Ehm um, quindi questa è una cosa, una cosa molto interessante secondo me, perché? perché fa capire effettivamente che il, e se vado adesso a fare quello che succede, vado a fare dei refresh sull'applicazione, vado di qua e non mi trovo nessun log. Significa che il mio service provider ormai è già buttato e quindi non, non passerò più da quella parte lì. Questa è una cosa da tenere in considerazione. E se, se, oh no, vabbè. Eh, e se, se ci pensate, ovviamente questo si traduce in, in risparmio senza, senza neanche andare a vedere i risultati in millisecondi. Cioè, a livello logico, ovviamente ho delle classi che sono già state eh, istanziate. Andiamo, velo, andiamo avanti velocemente su alcune cose più interessanti. Questo non lo faccio vedere per motivi di tempo. Di fatto, eh, se è vero che si tiene in pancia il codice, i workers, significa che se io vado a cambiare il codice nel mio editor. Non viene vista la modifica, corretto? Allora, la cosa che potete fare è o restartare l'application server oppure eh, riavviare i, i worker. Eh, oppure, meglio ancora, installare eh, questo moduletto NPM eh, Chokidar, penso che si dica così. Ehm, e tramite l'opzione Watch. Sull'ambiente di sviluppo sarà un po' più lento, però di fatto il vostro Octane si accorgerà del, delle varie modifiche e sarà lui dietro le quinte a restartare i, i, vari, i, vari, uh, i vari worker. Uh, Octane fornisce anche un meccanismo di routing, ok? Eh, anche qua non lo faccio vedere, però di fatto quello che potete fare è andare a dichiarare le rotte eh, tramite, anziché la classico root get, potete utilizzare il metodo Octane root, che è molto più veloce. Perché? Perché ha molte meno funzionalità. Tant'è che è anche meno di bocca buona. Se voi eh, alla root get fate una return di. O array o string o, o oggetto response lui la gestisce correttamente. Provate a farlo con OctaneRoot, lui vuole solo ed esclusivamente l'oggetto response. Questo per dirvi che ovviamente non fa tutta quella logica no? so, che, che tipicamente root get ci ha abituato. Okay? Eh, è molto più semplice, però avete dei benefici in termini di millisecondi, dipende dal vostro caso d'uso. Um, questa cosa è molto interessante perché. In ambito SWORD dicevamo che è in grado di eh, eseguire in maniera concorrente dei task eh, tramite la funzione Octane Concurrently, voi potete passare più funzioni e queste funzioni vengono, vengono eseguite in maniera parallela. Ok, lo vediamo velocissimamente, non qui, ma qui. Uh, ok, facciamo partire start, se andiamo a vedere. L'esecuzione, esecuzione del seriale di task, cioè in questo momento ho fatto clic e sto chiamando due funzioni da due secondi ciascuna. Infatti il tempo di esecuzione è più o meno di quattro secondi, ok? Le stesse funzioni chiamate all'interno di Octane Concurrently, ok? Ovviamente sono in parallelo, sono due funzioni da due secondi, ci metterò due secondi. E se vogliamo andare a vedere il codice, il codice è questo. Qua l'ho aggiunto qui. Comunque, ok, questa è la, class, è la serial task dove... Semplicemente le dichiarate così per avere diciamo, una forma molto simile a concurrently, ok? Così fate, fate i vostri paragoni. Come vedete, se vado sotto parallel task, queste due funzioni dichiarate in questo modo eh, le sto passando concurrently e vengono eseguite e abbiamo visto il, il, il risultato. Poi un'altra funzionalità interessante è l'esecuzione cadenzata. Okay. Cosa significa? Vabbè, ma se arrivate da crone e da queste cose già siete abituati, però di fatto è una funzione, funzionalità che vi mette a disposizione eh, Octane dove praticamente potete dichiarare una funzione che viene eseguita ogni tot secondi. Ok, e poi potete dichiarare se la volete eseguire immediatamente oppure dopo il primo tick. Questo è un, è un dettaglio. Però di fatto questo è interessante perché nel momento in cui avete bisogno di eseguire in maniera cadenzata la funzione, senza andare a coinvolgere cron, tab, eccetera, eccetera, potete utilizzare questo tipo di funzionalità. La granularità è in secondi, attenzione. Troverete degli esempi su web da persone illustri con... DH, eh, con con frammenti di secondo, ma in realtà non funzionano perché? perché, non perché anche qui, non perché gli application server non sono in grado di gestire una maggiore granularità, ma perché l'ARAVEL Octane ci mette del suo e, e implementa solo i secondi. Finale, l'ultima versione era così, non so se faranno cose eh, strane. Ha anche un meccanismo di caching, quindi, se siete abituati ad utilizzare meccanismi di caching su Laravel, quest questa sintassi vi è via, via nota, okay? quindi avete un provider di cache fornito da Octane e dicono che faccia girare parecchie, eh, sia molto veloce, quindi anche qui, adesso vi faccio vedere questo esempio qui che è abbastanza semplice e banale, però per dire che dietro le quinte avete un provider fornito da Swole tramite Octane okay? eh, che vi permette di, di andare a fare il cache delle, delle, delle chiavi. Um, Andando a combinare il tick che abbiamo visto e il cache possiamo fare delle cose interessanti, possiamo anche andare a implementare delle strategie di cache un po' differenti. Eh, tipicamente quando parliamo di cache abbiamo una funzione che tipicamente prende un valore dalla cache, se non è dentro nella cache cosa fa? Si deve andare a recuperare la, il, il valore fresco dalla sorgente, impiegando del tempo. Okay? Um, possiamo fare un approccio un po' diverso, ovvero creiamo un tick e tipicamente lo si mette nel boot, eh, un tick che si occupa e dà la responsabilità di fillare la cache. Quindi c'è un task eseguito in questo caso ogni 10 secondi che fa lo sporco lavoro di andare a prendere il, la, il valore fresco e metterlo nella cache. E questo lo fa ogni 10 secondi. Dall'altra parte, quindi tipicamente dal controller, chi ha bisogno di utilizzare questo... Eh, questo valore non fa, non fa nessun eh, test se il valore è scaduto o non c'è, lui dà per scontato, quindi questa è una forte assumption che facciamo, che il valore sia presente nella, nella cache. Okay? Eh, e quindi questo è un, è un modo veloce perché? perché di fatto tutte le request che andremo a, a soddisfare andranno a, aiutare, a, a prendere il valore dentro uh, dalla cache, perché c'è qualcun altro. Che, che, che avrà la responsabilità di fillare eh, la cache. Abbiamo anche la possibilità di utilizzare le tabelle, ok? Quindi andiamo a dichiarare le tabelle. Le tabelle sono molto vincolanti dal punto di vista del formato, ok, perché, perché dentro nel file di configurazione ve lo faccio vedere. Um, quanto tempo abbiamo? Scaduto? No, un, min un minuto, ok. E Octane.php. Come vedete le tabelle, eh, dovete dichiarare la tabella, la dimensione della tabella, il, il, i vari campi con le tipologie dei campi. Diciamo è una tabella che non è persistente, nel senso che comunque viene mantenuta in memoria, ha la stessa durata di vita del, dell'application server, non del worker, ed è un modo per far condividere i dati a, dai, vari, dai, vari, dai vari worker. E anche qui le performance sono molto interessanti. Quindi, se avete bisogno di questo caso specifico, il mio consiglio è di uh, vedere come funzionano bene queste, 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 queste tabelle. Poi, ovviamente, dato che sotto, sotto al cofano comunque abbiamo uh, uh, gli oggetti di swall, possiamo anche. Bypassare in qualche modo Octane e andare effettivamente a utilizzare le funzionalità esposte da SWOL. Quindi, se qualcuno di voi eh, conosce SWOL e utilizza delle funzionalità eh, tramite i suoi servizi, perché ovviamente, ripeto, quelli diciamo. Esposti da Octane sono un grandissimo sottoinsieme di tutte le funzionalità che espone eh, Swol, In questo caso potete andare a utilizzare. Qua ho fatto l'esempio di, di visualizzare le statistiche di, 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 di esecuzione di Swol con tutti i suoi worker, però il concetto è che potete ottenere gli oggetti e poi dopo utilizzarli. Um, that's all, um, sì. Vi ho detto molte cose, me ne rendo conto. Il mio obiettivo qui era un attimino di instillare in voi la, la curiosità poi eventualmente di utilizzare eh, Octane. Rimane valido quello che dicevo all'inizio, cioè dipende dal caso d'uso, vero, però pensate, che, pensate sempre al caso d'uso della produzione, non quello... Vabbè lo sapete, non quello del vostro, del vostro ambiente locale di sviluppo. Eh, e se la vostra produzione, ambiente di produzione ha un traffico che è elevato, potreste considerare l'utilizzo di, di questo strumento, anche eh, prestando attenzione no, al, alle logiche di sviluppo, quello che abbiamo ho cercato di evidenziare prima come con gli oggetti statici, globali, eccetera, eccetera. E... That's all. Se avete qualche domanda. Bene, comunque io sono qui anche domani è il view day. Se qualcuno vuole parlare non di view, ma di octane, io sono più che contento. E basta, o grazie posso... Roberto. Io credo che un minuto per una domanda ci sia, c'è qualcuno che fa una domanda? Sì, più di uno. Dopo andiamo in pausa. Beh, quello che è la domanda più facile, no? Giusto? Eh sì, ce lo giochiamo. <ride> Parto da, da qua che è più vicino. No, no, no. Eri tu? Scusa. No, no, no. Ah, tu. Ok, ciao. Um, allora, io volevo fare una domanda in merito all'utilizzo all delle risorse. Ovvero, noi stiamo guadagnando tempo praticamente sì. con l'araveloctane. Però, <coughs> questo poi che, in che cosa si traduce? A livello di risorse computazionali, quali possono essere CPU o RAM o anche spazio eventualmente. Allora, è vero che tu hai dei worker contemporanei che girano sulla tua sulla tua macchina. Però alla fine, se tu ci pensi, devi comunque alla fine eh, servire delle request. Quindi, in qualche modo il tuo framework viene comunque istanziato. Giusto? Quindi anche qua semplificandolo ancora, ehm, alla fine la quantità di risorse che vai a utilizzare in un contesto normale, in quello di application server, è lo stesso, a parte il fatto che comunque lì devi calcolare per n worker. Quindi tu vai a dimensionare i worker in base un attimino anche al, um, alla alle, alle risorse che vai a utilizzare, però che comunque andresti a utilizzare in un altro contesto. Okay? La cosa vera, eh, importante da considerare è che appunto i worker che vanno in esecuzione condividono c'è uno spazio di memoria che condivido, quindi è più a livello logico che bisogna fare delle, delle, dei, dei ragionamenti. Però è chiaro che se devi andare su un ambiente di produzione serio, fai due calcoli, fai un test di quanto ti occupa un worker e poi lo moltiplichi per n worker. Ehm, in un caso serio metti davanti anche un nginx o comunque un proxy che, perché perché in questo caso qua eh, noi passavamo tutto anche gli asset statici tramite octane che cosa che non si dovrebbe fare no metti davanti un nginx eh, nginx o similare eh, li fai gestire gli asset statici fai delegare all'application server quando viene invocato il php e se il come nel caso di Nginx, lo puoi utilizzare tra come load balancer, addirittura dietro potresti avere una batteria di macchine che ti servono gli application server, e davanti hai Nginx. Capito? Vabbè, questa è una delle configurazioni che si possono fare, però per far capire che se a un certo punto eh, fai il calcolo e vedi che le risorse sono troppe per una macchina, o allarghi la macchina, oppure puoi mettere altre istanze. Vabbè, poi le devi gestire, però. Poca roba. <ride> Beh, c'è spazio per un altro talk. <ride> Avevamo un'altra domanda di qua. Yes, fai. Ecco di qua. Ciao. Ciao. Eh, quanti worker sono necessari in base, considerando anche magari un, un, un Horizon di turno, che anche quelli sono dei worker? Bravissimo. Passami il termine. <ride> considerando che ci sono magari 4 VC, cioè 4 thread che girano contemporaneamente, non possono essere eseguiti più di un tot? Sì. Allora, la regoletta che sotto le quinte fa Octane by default è quella di contare quante, quante CPU o più hai e istanzia di conseguenza i, i worker. Tieni conto, una cosa da tenere in considerazione è che gli worker. Install... Allora, se tu guardi i processi, alla fine troverai numero di worker che hai istanziato più due, perché uno è per l'application server, un altro è mai citato qui, ma nessuno lo cita, però c'è il processo di monitoring perché ha un processo di monitoring, e poi i tuoi worker. I tuoi worker sono sia HTTP che task, vabbè, non visti oggi, però di fatto... Quindi, per, per riassumere la tua domanda, Horizon lo fai girare da un'altra parte, volendo, ok? Um, e per andare a, di, a decidere quanti worker vuoi, uh, fai il, allora, il numero di, 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 di core meno 2, tipicamente. Poi è chiaro, vuol dire che hai un core per worker, in teoria potresti fare anche gira più worker su uno, su uno stesso work. Lì vai, cioè secondo me devi fare anche un fine tuning, fare dei, dei, dei test, però diciamo che a livello teorico questo, questo è il calcolo, no? la next non fa da collo di bottiglia, richiesta dico. Davanti sì, sì ma... Eh, se hai anche risorse statiche da servire, per esempio, quindi configurazioni particolari, per quello che io dico: mettiamo davanti Nginx, perché a quel punto non viene coinvolto PHP, non viene coinvolto l'application server per le tue. Perché tipicamente una, una pagina, eh, parliamo di applicazione web, di pagina web, è la pagina, quindi quella è servita da PHP, poi hai nmila Al giorno d'oggi tra JavaScript, CSS, asset, immagini, se non le metti su delle CDN ovviamente. però. Parliamo solo di questo caso qua. Allora a quel punto ti conviene mettere, uh, mettere in Giannix per questo motivo qua. Ma poi se hai la CDN così, allora magari è da rivalutare questa cosa. Poi è chiaro che. Grazie. Berto, eh, adesso c'è la pausa, andiamo in pausa una mezz'oretta. Bella notizia. Fino alle okay. 16:20. Bene. Grazie.